La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavamo bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scese alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno o nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il tuo cupito ha il cuore libero pura moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso, tira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo di iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza più figli, senza mai voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute l'apostrofò con parole argute: il frutto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Quelle andarono dal danno. In diretta su Rai 1 chiedo scusa, ci voleva questa cosa. Scusatevi, chiedo scusa perché bisogna chiedere scusa. Ho promesso che l'avrei fatto. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e carabinieri al proprio dovere vengono a meno, ma non quando sono in alto uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino un parroco che non disprezza tra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila bocca di rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano. Bravo! Francesco Gabbani, grazie ragazzi, grazie. 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 Un piacere. Grazie. Grazie. Grazie di cuore. Mi sembrava doveroso fermarmi perché... Scusate. No, ma di più. Allora, io ho chiesto a Francesco due giorni fa di farci questo regalo e oggi mi ha detto, però facciamo un patto, siccome la canzone è una rincorsa, è un circo, se dovessi inciamparmi tu mi giuri che la rifaccio. Ho detto, ma certo, no. La riprendo. Detto, certo. No, perché mi sembra doveroso, giustamente, non si può sbagliare una parola di un capolavoro, veramente. Grazie. Deve essere un esempio per noi che scriviamo canzoni oggi. Guarda, succede sempre con Fabrizio, stai tranquillo. Ah, allora, vabbè, allora sono... Io ho assistito a una versione di Arisa, di Bocca di Rosa, che veramente io non ho mai riso tanto in vita mia. È stata così divertente, te lo devi fare tutte le sere. Grazie Francesco di cuore. Grazie, grazie a voi, stato bravissimo. Grazie di cuore. Anzi, sai cosa faccio? Sì. A questo punto sono felice di darti la versione del testo scritta da Fabrizio. Ma seriamente? Certo, ma che bello, così se la devi ancora leggere. Ma che bello. Allora, Dori regala il testo originale di Bocca di Rosa a Francesco per ringraziarlo. Eccolo. Grazie, io non so cosa... Ciao. È
ecco. Grazie, io non ho, anzi grazie non basta, sono... dai un bacio a Dori. Commosso. No, non mi aspettavo tutto questo, non era previsto, lo diciamo. No, ma se non ti fossi inciampato non l'avresti avuto. Non l'avrei avuto. Secondo infatti, me l'hai fatto apposta. L'ho fatto apposta. Grazie, grazie Fabio, grazie a tutti. Grazie. Ciao, complimenti.